Non è una storia semplice da raccontare. Se volete seguire tutto dall'inizio, la prima cosa che mi torna in mente è questa data. 13 agosto 1972. Corso Grosseto 247. Dalle parti delle Vallette. Da quelle parti bisognava stare attenti. La divisa in casa è blu. Papà è un agente dell'ordine. Ma non è quella la scelta che farò. Mi aspetta un altro colore, un'altra divisa. Ottobre 1987. Stadio Comunale, Juventus Roma. Laura, mamma, ha pubblicato un annuncio su Business. Ragazzo cerca lavoro qualsiasi, purché serio. Al telefono ci sono i fratelli Ansaldi, che gestiscono un locale di ristorazione in via 20 Settembre. Lava, asciuga, lustra e piange. Insomma, non inizi in cucina facendo il cuoco, inizi pulendola. Si chiama gavetta. Passano 4 anni e 8 mesi. Le mani sono diventate più forti. I sorrisi anche. Una settimana di lavoro equivale a 90.000 lire. E pulisci i bordi delle piastrelle con gli stuzzicadenti, perché la ricompensa è cappuccini e servizi in sala. Non è il più grande dei sogni quello di portare cappuccini, ma se pensi che prima armeggiavi con gli stuzzicadenti, abbiamo fatto notevolissimi passi avanti. A seguire, pronti? Da Ansaldi la divisa è una polo bianca, un grembiule bianco e un berrettino bianco. Sia in estate che in inverno. Devi averne anche cura, hai solo quella. E come a tutte le cose a cui tieni, bisogna portarle rispetto. Il rispetto nel mio lavoro è tutto. Bisogna essere responsabili quando hai a che fare con il cibo. Dal vecchio metodo di lavoro ti porti dietro solo poche cose. L'antipasto, il gianduia e l'educazione. La disciplina, insomma, quella non si scorda. Mai. Banqueting Baratti del Cambio. Divento chef. Ogni torinese che si rispetti ha sentito questo nome più volte. Inizio a fare catering. Preparo, cucino e trasporto 1000 pietanze. Entro in contatto con la Torino bene. Dalle Vallette ai grandi chiostri delle ville torinesi. Conosco nuove persone. Mi affeziono a loro e loro al mio cuore. 24 ore su 24 in cucina, in sala, tra i fornelli, tra le spezie. Non c'è mai tempo. Bisogna fare tutto bene, con accortezza, precisione, eleganza. È un lavoro totalizzante. Per forza di cose, cambiano anche le amicizie. Raffaele che riesce sempre a sorprendermi con deliziose bottiglie. E Angelo il metro, collaboratore e amico. Maggio 2003, eventi, catering, consulenze per l'apertura di nuovi ristoranti. Poi l'illuminazione. Cominci a pensare di prenderti un posto tutto per te. Ti rechi in Spagna per un congresso di cucina. Di colpo arriva anche lei. Amore, quando torno a Torino, apro un ristorante e gli do il tuo nome. Marcia la suite del tavolo 2. 23 aprile 2009. Apri il Berbel. I tuoi clienti diventano i tuoi amici. Ti chiedono da dove arriva l'orata che mangiano, come è stata cucinata e con quali tempi. Non ci sono segreti. L'unico vero segreto è l'onestà, spiattellata come un dolce. C'è un iter da rispettare. Il cliente si prepara per la cena. È un rito magico. Un patto invisibile tra te e lui, tra te e le tue mani. Ora torno nella mia cucina. Ho molte cose da fare. Prima però mi appoggerò su una sedia, la osserverò, aspettando di nuovo sera. Ah, dimenticavo, mi chiamo Nicola di Tarsia e sono uno chef.